Pace a te, buonasera, Dio ti benedica e ti benedica e ti ribenedica sempre e di più. Mentre siamo insieme, possa tu ricevere il massimo delle benedizioni di Dio. Nella misura che tu apri il cuore al Signore, Egli ti parla, perché quando ci apriamo, Egli fa così. Quando siamo chiusi, sa che siamo chiusi e di conseguenza non abbiamo rivelazione, non abbiamo parole. Molte volte mi succede con delle persone che hanno fame della parola del Signore, hanno proprio un desiderio forte e sento lo Spirito Santo che mi fa dare parole tranquillo, vai, 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 parla di così, con autorità divina. Altre volte ci sono delle persone che dentro sono chiuse. Ma non hai una parola per me? Dico no. Ma come mai? Ma che succede? E dico perché lo Spirito Santo sa che sei chiusa, che sei chiuso. Che vuol dire essere chiusi? Vuol dire che noi vogliamo restare nel nostro brodo. Come pensiamo, così vogliamo restare e non c'è spazio per una parola che viene da Dio, perché noi siamo pieni di noi. Guai a cambiare ciò che. Invece con il Signore dobbiamo andare con una predisposizione sempre tradotta con le parole di Samuele. Piccolino, non so quanti anni poteva avere. Parla, Signore, poiché il tuo servo ascolta. E di là, proprio quel piccolino, mentre c'era il grande e anziano sommo sacerdote, che sapeva, perché sapeva che Dio parlava, ma parlava al piccolo, perché c'era quella predisposizione. Beh, non mi voglio prolungare, hai capito come dobbiamo andare a Dio. Quando ti ricordi di Samuele, ricordati, dobbiamo andare a Dio come Samuele, ogni volta. Dici, ma ieri l'ho fatto, adesso no, ogni volta. Bene. Mettiamoci insieme, mettici un po' d'attenzione e cominciamo da subito a dire: Signore, parla che la tua serva ascolta. Signore, parla che il tuo servo ascolta. Mentre stai seduto, mentre stai seduta, ti riposi, nel cuore dici: Signore, parla che ti ascolto. Credo che abbiamo il fratello Elio che viene dal Canada. Diamogli il benvenuto e così andiamo avanti insieme. Ci sei? Pace a tutti, Pace, pace, Dio ti benedica, eccoci qua. Qualche minuto di ritardo che mettiamo insieme aperture e chiusure, però siamo qua. Te riprendi dopo quei minuti che ti servono, va bene? grazie. Poi per 3 settimane non ci vediamo, va bene, però Va potresti farlo anche da lì se vuoi, perché bene, grazie. È un po' troppo difficile. se per caso ti succede che ti viene l'idea, noi siamo aperti, eh? Va bene? Ricordati. Lo Bene, so, lo allora so. guidaci in preghiera e andiamo avanti. E tu che sei a casa, mettiti insieme, ci mettiamo tutti insieme, facciamo corpo unico e ci rivolgiamo al Signore. Vai tranquillo, Elio. Padre, grazie per la tua presenza fra noi. Tu sei il nostro Papà Celeste, tu ci comprendi bene, tu sai tutto di noi e perciò possiamo essere così aperti a te, poiché sappiamo che tu ci vuoi bene, vuoi il meglio della nostra vita. Signore, preghiamo per questo programma che continua ad arrivare a migliaia e migliaia di persone per la tua gloria, che tanti possono continuare ad essere trasformati dalla tua parola. La tua parola è verità, la tua parola è luce. Perciò rivelita a noi ancora oggi. Nel nome di Gesù lo chiediamo. Amen. Voglio Amen. trattare il soggetto principi di fede. Abbiamo un evento nel libro degli Atti dove l'Apostolo Paolo era in viaggio verso l'Italia, Roma per la precisione, e hanno avuto diversi giorni di navigazione. Il vento era contro di loro, navigarono verso l'isola di Creta, continuarono a lottare per il maltempo,
e il tempo stava diventando pericoloso per i viaggi in mare perché era tardi in autunno e Paolo ne aveva parlato agli ufficiali della nave. Gli ha detto: uomini, credo che ci siano problemi davanti a noi se andiamo avanti. Naufragio, perdita di carico, pericolo per le nostre vite. Ma l'ufficiale responsabile dei prigionieri ascoltò più il capitano della nave e il proprietario che Paolo. Quando un vento leggero cominciò a soffiare da sud, i marinai pensarono che ce la potevano fare. Ma il tempo cambiò bruscamente e ci fu un tifone. Li fece saltare tutti in mare. I marinai non riuscirono a trasformare, a muovere più la nave dal vento. E la Bibbia dice che si arresero e lasciarono correre prima tutto della tempesta. E la terribile tempesta infuriò per molti giorni. Credo che forse un 14-15 giorni. Immagina questa bufera. E alla fine ogni speranza svanì da queste persone. E ora leggiamo dalla Bibbia Atti 27, 21 a 25. Vi ho dato il background, adesso leggiamo e dice: dopo che furono rimasti per lungo tempo senza mangiare, Paolo si alzò in mezzo a loro e disse: uomini, bisognava darmi ascolto e non partire da Creta per evitare questo pericolo e questa perdita. Ora però vi esorto a stare di buon animo perché non vi sarà perdita della vita per nessuno di voi, ma solo della nave, poiché un angelo del Dio al quale appartengo e che io servo mi è apparso questa notte dicendo: Paolo, non temere. Bisogna che tu compaia davanti a Cesare, ed ecco, ti ho dato tutti quelli che navigano con te. Perciò, uomini, state di buon animo, perché ho fede in Dio, che avverrà come mi è stato detto. Bellissime parole. Immagina questa tempesta. Avevano perso ogni speranza, ma Paolo aveva ricevuto una parola da Dio. Come il fratello Petrone diceva prima, aveva ricevuto una rivelazione e questa rivelazione mise fede in lui, mise speranza in lui e non soltanto in lui, ma ecco che Dio gli ha detto: ti ho dato tutti questi sulla nave, nessuno perderà la vita. E Paolo ha affermato agli uomini: io ho fede in Dio. Non aveva fede in se stesso, non aveva fede in madre natura. Paolo ha detto: io ho fede in Dio. Dio mi ha parlato e io credo che le sue parole si avvereranno. La Bibbia dice in Ebrei 11, versetto 6: or senza fede è impossibile piacergli, poiché chi si accosta a Dio deve credere che egli è e che ricompensa tutti quelli che lo cercano. Una comprensione genuina di questi principi sulla fede ha il potenziale di rivoluzionare la nostra vita, portando benedizioni, guarigioni, liberazioni, potenza, sempre con il risultato di lodare il nostro Padre Celeste. I principi che vi do oggi hanno la forza di attivare questa fede, questa potenza di Dio nella nostra vita. E Gesù, nostro grande Maestro e Salvatore, pronunciò queste parole meravigliose. A volte sono fraintese, ma queste parole sono potenti. Matteo 21, 21 a 22. Matteo 21, Gesù rispose loro: io vi dico in verità, se aveste fede e non dubitaste, non soltanto fareste quello che è stato fatto al fico, ma se anche diceste a questo monte: togliti di là, gettati nel mare, sarebbe fatto.
Tutte le cose che domanderete in preghiera, se avete fede, le otterrete. Quante cose? Tutte le cose. Quante cose? Tutte le cose. Cari, abbiamo così tanto da imparare da Gesù. Abbiamo così tanto da imparare dalle esperienze di uomini e donne di fede. I discepoli un giorno dissero a Gesù: aumenta la nostra fede. Credo che è una bella preghiera da fare ogni giorno. Signore, aumenta la mia fede. Diamo un'occhiata a questi principi di fede. La prima cosa, la fede ha possibilità illimitate. Ripetutamente Gesù sottolineò il fatto che le possibilità della fede sono illimitate. Tranne che per la fede stessa. Ecco alcuni testi sulla fede. Matteo 8:13. Gesù disse al centurione: va e ti sia fatto come hai creduto. E il suo servitore fu guarito in quella stessa ora. Gesù ha detto: tu hai avuto fede e secondo la tua fede ti sia fatto. Quando leggo questi versetti mi sento meschino, perché c'è così tanto da fare nel regno di Dio, c'è così tanto, ci sono così tanti bisogni attorno di noi, eppure niente verrà fatto se non mettiamo fede nel Signore. Dobbiamo avere più grande fede. Va e ti sia fatto come hai creduto. Matteo 15, 28. Matteo 15, 28, Gesù rispose alla donna: grande la tua fede, ti sia fatto come vuoi. E da quel momento sua figlia fu guarita. Bello quello, grande la tua fede. Mi piacerebbe che Gesù dicesse a me la stessa cosa. Grande la tua fede. Ma purtroppo devo confessare, ho così tanto bisogno di avere più fede. Voglio avere questa fede che ci porterà a fare grandi cose per il nostro Signore. Marco 9:23, un altro bellissimo versetto. Gesù gli disse: dici, se puoi, ogni cosa è possibile per chi crede. E poi Ebrei 11:1, Ebrei 11:1. Or la fede è certezza di cose che si sperano, dimostrazione di realtà che non si vedono. La fede già vede le cose prima che si dimostrano. La fede ha possibilità illimitate. Quando possiamo fare? Le nostre famiglie hanno bisogno di ricevere, le nostre chiese hanno bisogno di ricevere. Quanti miracoli ce n'è di bisogno oggi. La nostra fede in Dio onnipotente è la forza più potente per il bene che la vita umana possa conoscere. Un altro principio sulla fede è: la fede è una convinzione interiore, cioè la fede spesso produce sentimento. Ci sentiamo qualche cosa fuori di noi. Ma la fede non è un sentimento. In altre parole, puoi sentire la fede, ma la fede non è un sentimento. Anche quando non la sentiamo c'è fede. La fede è qualcosa che appartiene non al regno visibile della nostra mente, né del corpo, ai cinque sensi, ma la fede appartiene alla parte dello spirito di una persona. Dio creò ogni uomo e donna con uno spirito interiore. La fede risiede nello spirito della persona. Questo è il vero te. La nostra vera persona non siamo il corpo, non siamo neanche la mente, ma c'è la parte spirituale di noi. Questa è la vera personalità. In 2 Corinzi 4:16 leggiamo: perciò non ci scoraggiamo, anche se il nostro uomo esteriore si va disfacendo.
Il nostro uomo interiore si rinnova di giorno in giorno. Cioè, Paolo sta parlando dello spirito che prende vita dentro di noi. C'è una vita spirituale dentro di noi, la persona interiore. Secondo Corinzi 5,17. Se uno è in Cristo, egli è una nuova creatura. Le cose vecchie sono passate, ecco, tutte le cose sono diventate nuove. E questo ci parla dello spirito che era morto, ma quando accettiamo Gesù, lo spirito viene in vita, siamo rinati. La nuova nascita ci mette ad un livello spirituale più alto, dove possiamo arrivare ad avere la fede interna nella nostra persona interiore. La fede, quindi, non è né sentimento fisico né ragionamento mentale, ma qualcuno ha detto la fede è una convinzione interiore, una certezza interiore, una facoltà dello spirito umano, qualcosa che appartiene al cuore stesso di una persona. L'insegnamento del Nuovo Testamento dirige costantemente la nostra attenzione alla forza interna. Ci viene detto che Cristo dimora dentro di noi. La Bibbia insegna che il regno di Dio è in noi. La potenza di Dio opera dentro di noi. La pienezza di Dio abita dentro di noi. Lo Spirito Santo dimora in tutti coloro che hanno ricevuto il battesimo dello Spirito Santo. Proprio così la fede non è fuori di noi, la fede è dentro di noi. E perciò la guarigione viene prima da dentro noi, perché sprigioniamo la fede che Dio ha messo in noi. Il terzo principio di fede, e questo è importante, tutti abbiamo fede, ma non tutti usiamo fede. Ripeto, tutti abbiamo fede, ma non tutti usiamo fede. C'è un passaggio biblico che dice, Romani capitolo 12, versetto 3. Per la grazia che mi è stata concessa, dico quindi a ciascuno di voi che non abbia di sé un concetto più alto che deve avere, ma abbia di sé un concetto sobrio, ascoltate, secondo la misura di fede che Dio ha assegnata a ciascuno. Tutti abbiamo una misura di fede. Quando diciamo che tutti abbiamo fede, intendiamo dire che tutti abbiamo il potenziale di questa fede. Tutti abbiamo la capacità di credere. La fede, la capacità di credere nasce in noi come parte dello spirito di vita, dello Spirito Santo interiore di Dio. Il fatto che noi abbiamo fede è dimostriamo dal fatto che abbiamo paura. La paura è l'opposto della fede. La paura è fede perversa, cioè la paura diventa una forte opprimente e controllante. Questo è l'opposto della fede. La paura è qualcosa che Dio ci ha dato per proteggerci. Infatti, la paura è necessaria perché ci mantiene dai pericoli. Un avvertimento interiore del pericolo reale diventa un'emozione legittima, naturale. La paura è qualcosa di buono, ma quando la paura si impossessa di noi, diventa una prigione e ci tormenta. L'emozione naturale della paura può dirci che il pericolo è davanti a noi, ma poi è tempo che la fede prende il controllo della situazione. Se la paura prende il sopravvento, allora c'è qualcosa che non va. Una paura opprimente, controllante, è l'opposto della fede. La fede ci porta nella direzione giusta.
La paura ci porta nella direzione sbagliata. Dio ci ha dato fede, quella capacità di credere, affinché potessimo usarla in Lui per i bisogni attorno di noi ogni giorno. La paura non dovrebbe essere altro che una spia di avvertimento e basta. La fede in Dio dovrebbe essere il controllo principale di tutto ciò che facciamo o diciamo. Qualcuno ha detto, quando quella fede profonda del cuore umano, del nostro spirito, è risoluta, persistente, coerente, non sarà mai influenzata da ciò che si vede, da ciò che si ascolta, da ciò che si sente, ma piuttosto influenzerà i pensieri, le parole, i sentimenti e le azioni di una persona. Ecco un'altra citazione. La fede è una forza motivante interiore, la forza motrice di tutta la vera vita. Poi, principio numero 4, la fede può e deve essere nutrita e rafforzata. Cari, ci sono tre modi in cui possiamo sviluppare e rafforzare la fede. Per prima, meditando la parola di Dio. Infatti, Romani 10:17 dice: così la fede viene da ciò che si ascolta e ciò che si ascolta viene dalla parola di Cristo. La fede viene da ciò che si ascolta. Nel greco abbiamo due parole molto importanti riguardo alla parola di Dio. La parola scritta si chiama nel greco logos. La parola parlata è rema, rema nel greco. Quindi la fede non si costruisce attraverso il logos, la parola scritta, ma attraverso il rema, la parola che viene da Dio a noi direttamente. Ora devo avere il logos prima di poter avere il rema. Devo leggere la Bibbia, devo leggere lo scritto. Mentre leggo il logos, lo scritto, Dio parla a me direttamente, con una rivelazione divina, con il rema. In altre parole, quando riceviamo la rema, la conoscenza della rivelazione di Dio, la nostra fede viene edificata. Poi la fede cresce quando camminiamo nello spirito e non nella carne. Cari, dobbiamo mantenerci nello spirito. Galati 5:22. Vengono detti tutti i frutti dello spirito. E noi dobbiamo camminare ogni giorno nello Spirito Santo e la nostra fede diventerà sempre più forte. Dobbiamo pregare, lodare, mantenerci spiritualmente vigili in modo sicuro per far sì che la fede si sviluppi come frutto dello Spirito nella nostra vita. Poi la fede si sviluppa anche con l'esercizio. La fede, come qualsiasi muscolo fisico, si sviluppa con l'esercizio fisico o si indebolisce con l'inattività. Infatti, Giacomo capitolo 2, la fede senza le opere è morta. Ciò significa che la fede che non viene messa in usa non funziona, è morta. Invece una fede viva funziona. Quando fate funzionare la vostra fede, essa si rafforza, si sviluppa. Non potremo mai muovere le montagne se prima non possiamo muovere le colline. Come non potremo mai alzare dei pesi più pesanti se prima non iniziamo ad alzare i pesi piccoli. La fede prospera sull'attività proprio come ogni muscolo del nostro corpo. Se vogliamo rafforzare la nostra fede, dobbiamo usarla, esercitarla. E poi la fede cresce. Credo questo con tutto il cuore, anche quando parliamo in lingue a Dio. Tanti cristiani vengono battezzati nello Spirito Santo, ricevono il linguaggio dello Spirito e poi dicono: beh, adesso ho ricevuto, adesso non parlerò più in lingue. Ma ascoltate cosa dice Paolo a Corinzi, capitolo 14, versetti 2 a 5.
Perché chi parla in altra lingua non parla agli uomini, ma a Dio, poiché nessuno lo capisce, ma in spirito dice cose misteriose. Chi profetizza invece parla agli uomini in un linguaggio di edificazione, di esortazione, di consolazione. Ma chi parla in altra lingua edifica se stesso. Chi profetizza edifica la Chiesa. Vorrei che tutti parlaste in altre lingue, ma molto più che profetizzaste. Chi profetizza è superiore a chi parla in altre lingue, a meno che gli interpreti perché la Chiesa ne riceve edificazione. Perciò, quando si tratta di parlare in Chiesa, non parliamo in lingue, ma quando si tratta di parlare a Dio per edificare noi stessi, noi parliamo in lingue. Cari, non perdete questo esercizio spirituale. Se Dio vi ha battezzati nello Spirito Santo e parlate in lingue, uno dei modi per mantenere una fede viva è edificare voi stessi nella vostra persona interna e parlare in lingue al Signore. Ci sono tante malcomprensioni, teorie sul parlare in lingue. Cari, non vogliamo buttare via questo dono meraviglioso e non vogliamo complicare le cose. Leggi quello che è scritto a quello che ho letto oggi e non fare le cose più difficili di quello che sono. Perciò, cari, abbiamo bisogno di fede. La nostra fede deve essere attivata. La nostra fede deve essere sprigionata ogni giorno. E la fede non è l'esercizio della mente, perché noi non crediamo in fede in se stessa. Noi abbiamo fede nella potenza e nella capacità di Dio, fede nelle potenti promesse di Dio. Noi non abbiamo fede in sé o fede in qualsiasi altra cosa. La gente dice: beh, basta che credete a qualche cosa. No, cari, noi crediamo in Dio onnipotente, creatore del cielo e della terra e dell'intero universo. E noi crediamo che la fede in Dio funziona perché il nostro Dio è vero, il nostro Dio è reale, il nostro Dio è onnipotente. Noi crediamo che la fede funziona perché Gesù Cristo è lo stesso ieri, oggi e in eterno. Noi crediamo che la fede funziona perché lo Spirito Santo è vero e sta operando nella nostra vita. Noi crediamo che la fede funziona perché la Bibbia, la parola di Dio, è verace e le promesse di Dio si avvereranno sempre. Perciò, cari, attiviamo la nostra fede oggi. Nel nome di Gesù c'è una forza straordinaria nella nostra fede in Dio. Possa Dio operare in noi, attraverso di noi e arrivare a fare grandi cose nel nome di Gesù. Se tu credi, tutto è possibile a chi crede. Amen. Ti fermi così. Vogliamo ringraziare Dio prima che parti, vai. Grazie, fratello Pedrone. È sempre una gioia trovarmi con voi e so che state facendo un gran lavoro nel Signore e sono fiero di partecipare, di essere parte di quello che Dio sta facendo attraverso di voi in diverse parti del mondo, arrivare a tante anime. Questa è una grande gioia. Perciò prego per voi che il Signore vi continui a dare forze, entusiasmo e provvede per ogni bisogno secondo le sue ricchezze in gloria. Amen. Pace. Pace, Dio ti benedica e buone ferie. Alla Grazie, prossima, grazie. Dio piacendo, ma ci Pace. sentiamo, tanto siamo sempre vicini. Gloria al Pace. Pace. Signore. E allora adesso abbiamo il caro fratello Tony.
Tommaso, Tommaso dietro la tenda, vediamo. Pace a Pace, te. pace a voi. Mi senti? Grazie Sì, voi mi al sentite? Signore. Vai avanti, prenditi il tempo che hai bisogno e lasciati guidare dallo Spirito Santo. Grazie, grazie, pace e benedizione, cari fratelli, care sorelle. Questa è un'opportunità che il Signore ci dà di condividere la sua parola, perché come abbiamo sentito la fede viene dall'udire la parola di Dio. Ed è una grandissima gioia stasera. E il titolo che ho dato a questa meditazione è Diario di bordo, perché andremo a leggere in Atti capitolo 27 e prenderemo spunto da questo episodio della vita dell'Apostolo Paolo, perché a volte leggendo così velocemente sembra, come dire, una storia raccontata, e invece ci sono, alla luce della rivelazione dello Spirito Santo, degli spunti molto importanti per la nostra vita cristiana. E voglio condividerle con voi. Volevo innanzitutto cominciare a leggere in Atti capitolo 27, il verso 1, dove vediamo alcune cose che è importante conoscere. Dice così: quando fu deciso che noi salpassimo per l'Italia, Paolo con altri prigionieri furono consegnati a un centurione di nome Giulio della coorte Augusta. Gloria a Dio. Allora, innanzitutto, noi tutti sappiamo che gli Atti degli Apostoli sono state scritte da San Luca, che ha scritto l'omonimo Vangelo, e qui ci dice che San Luca era insieme con l'Apostolo Paolo quando vennero in Italia. E c'è scritto che Paolo era prigioniero. Paolo era prigioniero perché, come sappiamo brevemente, lui fu preso nel tempio pensando che avesse portato dei pagani dentro il tempio. Fu arrestato. Ci fu tutta una situazione. Lui si appellò a Cesare anche per evitare di essere ucciso lì dai giudei. E quindi appellandosi a Cesare è dovuto andare a Roma. E questo è una cosa importante perché ci dice che lui fu fatto prigioniero, lui si definisce proprio così, che lui era il prigioniero di Cristo, era il prigioniero per Cristo. Ma questo, ecco cosa, il primo grande insegnamento che dobbiamo prendere, che anche se lui era in quelle condizioni, lui continuava a servire il Signore. Voglio leggere su questo un verso bellissimo che già la regia ha preparato in Filippesi capitolo 1, i versi da 12 a 14. Gloria a Dio. Questo è l'Apostolo Paolo, sempre che scrive. Guardate che bello. Desidero che voi sappiate, fratelli, che quanto mi è accaduto ha piuttosto contribuito al progresso del Vangelo, al punto che tutti quelli del pretorio e a tutti gli altri è divenuto noto che sono in catene per Cristo. E la maggioranza dei fratelli nel Signore, incoraggiati dalle mie catene, hanno avuto più ardire nell'annunziare senza paura la parola di Dio. Bellissimo, gloria a Dio. E allora questo è un primo grande insegnamento, cari fratelli, care sorelle. Frase che dobbiamo tenere presente. Non ci saranno mai le condizioni perfette per evangelizzare o servire Dio. Se noi dobbiamo aspettare le condizioni ideali e perfettissime per fare un servizio a Dio in chiesa, evangelizzare una persona, noi non lo faremmo mai. Ma questo, ascoltatemi, è un inganno della carne che vuole cercare le comodità e anche un trello del diavolo che ti dice no, non è il momento opportuno, non è la situazione opportuna, non è il luogo opportuno. La Bibbia dice che qui l'Apostolo Paolo, prendiamo esempio dai grandi ministri di Dio. L'Apostolo Paolo, pur essendo prigioniero, in catene, ingiustamente, eppure lui cosa faceva? Usava quell'opportunità per evangelizzare pure i soldati che lo tenevano in catene, che gli facevano la guardia. Lui evangelizzava tutto, tutto il pretorio, tutti quelli con cui veniva a contatto, fino al punto che lui arrivò a testimoniare anche davanti a Cesare. E quindi qui ci dice: dovete sapere che tutto quello che mi è accaduto, e non che erano cose umanamente piacevoli o facili, era un momento difficile, essere prigioniero, era una cosa abbastanza, e andremo a vedere pure che lui era infermo, eppure lui evangelizzava tutti. E allora, caro fratello, cara sorella, non aspettiamo le condizioni perfette per evangelizzare. Qualunque occasione Dio ci dà, la Bibbia dice predica a tempo e fuori di tempo. E ascoltami, ogni occasione, a volte anche un contrattempo, quello che può sembrare una circostanza avversa, Dio
Dio è potente da trasformare anche le avversità in una opportunità. Questo è bello. Segnati questa frase. Dio è in grado di trasformare le avversità in una opportunità. Se noi, come abbiamo sentito, abbiamo fede in Dio, Dio trasforma. Un momento di prova, un momento di tempesta, un momento di contrarietà, in un'occasione per annunziare a tutti l'amore di Gesù. E questo davanti a Dio è molto prezioso. Quindi, fratello, la prima esortazione che mi sento di darti alla luce di questo esempio dell'Apostolo Paolo è non aspettare la condizione per resistere, forte anche nella comunità che io curo. Ci sono fratelli, ancora non sono maturo, quando sarò perfetto, quando... Non è vero. La Bibbia dice, quello che la tua mano trova di fare, fallo, gloria a Dio. Amen. La parabola del buon samaritano ci dice che il bisogno della persona che Dio ti mette accanto, quelle opere buone che Dio ha preparato, sono occasioni da parte di Dio per evangelizzare, aiutare, consolare, per dare un aiuto, quello che Dio ci mette davanti, facciamo, Dio ha innanzi preparato delle opere buone affinché noi le pratichiamo. Amen. Perché quelli che invece, voi lo sapete, la scrittura la conosciamo, quelli che invece dissero, no, quando ti abbiamo visto nudo, affamato, straniero, infermo, e non la, Gesù ha detto, quando voi non l'avete fatto a uno di questi minimi, voi non l'avete fatto neanche a me. La Bibbia dice che chi è in grado di fare il bene non lo fa. È nel peccato. E allora ti voglio esortare, caro fratello, cara sorella, ogni minima grande cosa che tu hai la possibilità di fare. La Bibbia c'è scritto che Gesù, quando San Pietro va in casa di Cornelio e racconta la storia di Gesù, dice: voi conoscete la storia di Gesù, come lui è andato attorno facendo del bene. Amen. E così, se siamo seguaci di Gesù, discepoli di Gesù, noi siamo chiamati a cogliere in ogni opportunità che può sembrare vantaggiosa o svantaggiosa, facile o difficile, di annunziare Gesù. Amen. Gloria a Dio. E quindi da questo diario di bordo, vediamo un primo grande insegnamento dall'esempio dell'Apostolo Paolo. Ritorniamo in Atti, capitolo 27, e c'è un'altra bella conferma. Ora leggiamo i versi 2 e 3. Guardate un altro grande esempio di incoraggiamento che l'Apostolo Paolo ci dà stasera. Dice così. Salito sopra una nave di Adramitto che doveva toccare i porti della costa d'Asia, salpammo, avendo con noi Aristarco, un macedone di Tessalonica. Il giorno seguente arrivava a Sidone e Giulio, che era il centurione, usando benevolenza verso Paolo, gli permise di andare dai suoi amici per ricevere le loro cure. E allora, questo è un altro insegnamento, cari fratelli. Vedete come la Bibbia ci incoraggia, ci esorta. L'Apostolo Paolo era ammalato, cari fratelli e sorelle, quando lui sta andando, o meglio, gli sta venendo verso l'Italia. Amen. Era ammalato fisicamente. Ci sono tanti versi della scrittura che ce lo dicono. Scrive ai Galati, gli dice: fu per una mia infermità che io la prima volta mi evangelizzai, e voi quell'infermità non l'avreste a schifo, anzi mi avete accolto come un angelo del Signore, come Gesù in persona. Amen. Poi parla della spina nella carne. Amen. Ci sono tanti punti che ci dicono che l'Apostolo Paolo fisicamente per quel periodo, non sappiamo dopo com'è andata, ma per quel periodo, in questo periodo che stiamo leggendo, lui era ammalato fisicamente. Eppure, ascoltate, lui continuava a servire il Signore. Perché vediamo nelle nostre chiese alcuni che ogni scusa è buona per non venire in chiesa, per tirarsi indietro da un servizio, da un impegno, ma non va così davanti a San Paolo, ammalato, lui continuava a servire il Signore, a evangelizzare e a compiere la chiamata di Dio nella sua vita. Eppure, essendo ammalato, questo ti può incoraggiare, caro fratello, cara sorella. Lui poi, voi sapete, un po' più avanti farà naufragio a Malta e lui prega e tutti gli ammalati dell'isola di Malta vengono completamente guariti, gloria a Dio. E allora, anche noi non dobbiamo essere in condizioni perfette, anche fisicamente. Potremmo avere qualche acciacco, potremmo avere qualche malattia, potremmo avere qualche infermità, ma questo non ci deve fermare di servire il Signore. E non soltanto di servire il Signore, ma di permettere al Signore di servirsi di noi per poter beneficiare gli altri. Paolo era malato e Dio lo usava per essere lo strumento di guarigione per gli altri. E allora, caro fratello, cara sorella, niente ti deve fermare di servire al Signore e di permettere allo Spirito Santo di scorrere attraverso la tua vita e arrivare ai bisogni degli altri.
A volte siamo talmente presi dei nostri problemi, ci piangiamo addosso, ci commiseriamo, che non vediamo più i bisogni degli altri. Invece io ti dico, caro fratello, che quando tu metti da parte un attimo i tuoi bisogni, i tuoi problemi, e vai incontro a quelli degli altri, il Signore poi si prenderà cura di te. Te lo posso assicurare, ci sono esempi bellissimi nella scrittura. Uno lo voglio appena accennare. Quando tagliarono la testa a Giovanni il Battista, c'è scritto che Gesù era molto, ma molto triste. Era suo cugino, ma altresì era l'uomo che lui ammirava più di ogni altro. Gesù ha detto di Giovanni il Battista: fra i nati di donna, nessuno è più grande di Giovanni il Battista. Quindi vedete che ammirazione, stima aveva Gesù verso Giovanni il Battista. Quando sentì che per il capriccio di una donna e per la prevaricazione di un despota era stata fatta quell'ingiustizia di essere ucciso in quella maniera cruenta, Gesù rimase molto, molto triste e si ritirò. Ma poi che successe? Che lo andarà a trovare. Persone ammalate, persone affamate, persone bisognose. C'è scritto che lui mise da parte il suo dolore e incominciò a evangelizzare, ad annunziare e a guarire quelle persone che avevano dei bisogni. Quindi, fratello, sorella, non ti chiudere nel tuo dolore. Non ti chiudere nel tuo bisogno, non ti chiudere nella tua difficoltà, ma proprio mentre tu vai incontro ai bisogni degli altri, Dio provvede ai tuoi bisogni. Amen? Sottolineo. Prendiamo questa esortazione. L'apostolo Paolo era ammalato fisicamente, ma continuava a servire Dio e Dio si serviva di lui per guarire gli altri. Amen? Grazie Gesù. Andiamo un pochino più avanti, che c'è un'altra bella lezione da prendere. Andiamo a leggere i versi da 9 a 11, sempre Atti 27. Nei versi che seguono c'è scritto che loro partono comunque, via dicendo. Guardate, leggiamo i versi da 9 a 11, sempre di Atti 27. C'è scritto un'altra bella lezione per la nostra vita. Dice così: intanto era trascorso molto tempo e la navigazione si era fatta pericolosa, poiché anche il giorno del digiuno era passato. Paolo allora li ammonì dicendo: uomini, vedo che la navigazione si farà pericolosa con grave danno, non solo del carico e della nave, ma anche delle nostre persone. Il centurione, però, aveva più fiducia nel pilota e nel padrone della nave che nelle parole dette da Paolo. E qui c'è un'altra grande lezione nella navigazione della nostra vita. Qual è l'insegnamento? Che quando noi, qui si trovò il centurione a fare una decisione. Doveva partire da quel porto oppure doveva aspettare? Apostolo Paolo gli aveva detto: aspettiamo, vedo che la navigazione si farà con pericolo della nave e delle nostre vite. Ma, scusate, il centurione ha avuto più fiducia al pilota della nave, al padrone della nave, e si avventurò in quella navigazione. Ora andiamo a leggere cosa successe. Che furono prese da una tempesta. All'inizio sembrava che era un venticello innocuo, ma poi ci fu una tempesta terribile. La nave, come sappiamo, alla fine poi si sfasciò completamente, ma incominciarono a buttare il mangiare, incominciarono a buttare tutto, gli ormeggi, tutto, tutto, tutto. Che succede nella nostra vita, cari fratelli, cari sorelle? Quando noi dobbiamo prendere una decisione, ci dobbiamo fare guidare dal Signore, attraverso la sua parola, attraverso i ministri di Dio. Dio si era usato di Paolo per avvisare il centurione, ma il centurione non l'ha voluto ascoltare. Si è fidato di più dell'esperienza del pilota, si è fidato di più della decisione del padrone, magari per interessi economici. Ha iniziato quella navigazione ed è stato un disastro. Allora, cosa succede anche nella nostra vita? Perché a volte ci troviamo nei guai? Perché prendiamo decisioni in base a come momentaneamente il vento favorevole e ci avventuriamo, ascoltiamo le esperienze di altri del mondo e poi ci troviamo nei guai. Seguiamo gli interessi economici, se una cosa mi è di tornaconto, se è a mio vantaggio, se va per i miei interessi, a vantaggio dei miei interessi, bene. Allora, cari fratelli, care sorelle, a volte nei guai ci andiamo a buttare noi perché non ascoltiamo Dio. Non ascoltiamo la parola di Dio, non ascoltiamo i ministri di Dio e poi ci troviamo nei guai. E allora, a volte noi siamo responsabili di
delle scelte con le sue conseguenze che ci prendiamo. Amen. Quindi, cari fratelli, a volte cosa facciamo? Spesso tendiamo a scaricare le colpe su Dio, sugli altri, sulle circostanze. Ma io ti voglio dare stasera un consiglio. Voglio che tu ti fermi un attimo e ascolti questo da parte del Signore, perché se Dio mi guida in questo, ti voglio dire, tu sei dinanzi a una scelta importante. Non ti fare consigliare dalle circostanze, momentaneamente magari favorevoli, o di persone del mondo, o di altri generi di interessi e di tornaconti umani. Accordati con Dio e con la sua parola. Chiedi magari un consiglio a un ministro di Dio, perché questo sarà per il tuo bene. Amen. E se qualcuno già la decisione l'ha presa, già il danno è fatto, già la situazione è compromessa, io ti voglio dire da parte di Dio che il Signore ha sempre la possibilità di intervenire a tuo favore. Ora, continuiamo a leggere. Ti voglio aiutare con la parola di Dio. Guardate cosa succede. Leggiamo tutto questo brano, cosa succede da lì a poco. Leggiamo i versi da 12 a 20, così ci rendiamo conto le conseguenze di scelte affrettate, di scelte di convenienza, di scelte sulla base di consigli umani. Guardate cosa dice. Sempre Atti 27 dal verso 12. E siccome quel porto non era adatto a svernare, cioè a passare l'inverno, la maggioranza, perché a volte si segue l'opinione della maggioranza, fu del parere di partire di là per cercare di arrivare a Fenice, un porto di Creta esposto a sud-ovest e a nord-ovest, a passarvi l'inverno. Intanto si era alzato un leggero scirocco e, credendo di poter attuare il loro proposito, levarono le ancore e si misero a costeggiare l'isola di Creta più vicina. Ma poco dopo si scatenò giù dall'isola un vento impetuoso chiamato Euro Aquilone, e la nave fu trascinata via, e non potendo resistere al vento, la lasciammo andare ed eravamo portati alla deriva. Ecco dove va a finire. Alla deriva. Passati rapidamente sotto un'isoletta chiamata Clauda, a stento potemmo impadronirci della scialuppa. Dopo averla issata a bordo, utilizzammo dei mezzi di rinforzo, cingendo la nave di sotto, e temendo di finire incagliate nella Sirte, nel nord dell'Africa, calarono l'ancora galleggiante e si andava così alla deriva. Siccome eravamo sbattuti violentemente dalla tempesta, il giorno dopo cominciarono a gettare il carico. Il terzo giorno, con le loro proprie mani, buttarono in mare l'attrezzatura della nave. Già da molti giorni non si vedevano né sole né stelle, e sopra noi infuriava una forte tempesta, sicché ogni speranza di scampare era ormai persa. Ecco le conseguenze di scelte avventate, di scelte affrettate. Ascoltami, fratello, sorella. Una scelta più importante è, e più bisogna chiedere aiuto a Dio, prendersi tempo. Devi scegliere per il fidanzato, la fidanzata. Non è una scelta che si prende alla leggera. Devi scegliere di cambiare lavoro, di cambiare casa, di cambiare domicilio. Quello che è più importante la scelta, e più abbiamo bisogno di stare davanti a Dio e ricevere in preghiera la certezza, la pace, la conferma nel nostro spirito e alla luce delle scritture che Dio è in quella decisione. Perché se Dio non è in quella decisione, come disse Mosè, Signore, se tu non vieni con noi, noi di qui non ci muoviamo. E così dobbiamo essere noi, prima di fare la scelta. Frate, come dice Pastore Catano, frate, sore, non prima scegliamo e poi pretendere che Dio viene dietro alle nostre scelte. No, prima della scelta si cerca Dio, ci si accerta che sia la volontà di Dio, e dopo che siamo sicuri, accertati, che Dio è coinvolto in quella volontà, e allora ci muoviamo, ma non prima. Il pastore va innanzi e le pecore seguono. Non funziona che le pecore partono e poi il pastore deve seguire le pecore. Amen. C'è scritto: Gesù fa uscire le pecore, poi lui va innanzi e le pecore lo seguono. Amen. Cari fratelli, care sorelle, ma non vi voglio lasciare così, come dire, un pochino sconfortati. Guardate cosa c'è. Questo poi deve essere quello che ogni ministro deve sapere fare, e che Dio fa in noi e attraverso di noi.
Guardate, leggiamo i versi, bellissimo, da 21 a 25. Gloria a Dio. Dopo che furono rimasti per lungo tempo senza mangiare, Paolo si alzò in mezzo a loro e disse: uomini, bisognava darmi ascolto e non partire da Creta per evitare questo pericolo e questa perdita. Ora però vi esorto a stare di buon animo, perché non vi sarà perdita della vita per nessuno di voi, ma solo della nostra. Poiché un angelo del Dio, al quale appartengo e che io servo, mi è apparso questa notte dicendo: Paolo, non temere, bisogna che tu compaia davanti a Cesare. Ed ecco, Dio ti ha dato tutti quelli che navigano con te. Perciò, uomini, state di buon animo. Perciò, fratello, sorella, stai di buon animo. Perché ho fede in Dio. E noi diciamo, e abbiamo fede in Dio, che avverrà come mi è stato detto, come ci è stato detto, come ci è stato promesso. Gloria a Dio. E allora, quando le persone hanno fatto una scelta sbagliata, si sono andate a gettare nei guai, sono andate a gettare nei problemi, nelle tempeste e con conseguenze disastrose, cosa bisogna fare? E qui l'Apostolo Paolo, anche qui, ci dà un esempio meraviglioso a noi ministri in prima persona e poi a tutti i credenti. Uno, guardate cosa dice, si alza e dice: uomini, bisognava darmi ascolto. Amen. Quindi, quando una persona fa una scelta sbagliata, se tu la ami con amore, bisogna dire la verità. Infatti, la Bibbia dice: dicendo la verità con amore, l'Apostolo Paolo agli Efesini dice proprio questo: dicendo la verità con amore, noi cresciamo verso colui che è il capo, il nostro esempio, Gesù. E qui vediamo che ci potevamo evitare questa perdita. Fratello, sorella, se tu aspettavi i tempi di Dio e capire bene la volontà di Dio, tu questi guai, questi pericoli, questa perdita di tempo, di risorse economiche, morali, te le saresti risparmiate. Amen. E questo è il primo. Prima, come dire, l'amore amorevolmente rimprovera quando noi sbagliamo, e grazie a Dio, perché Dio flagella quelle che ha per correggerci, perché noi non siamo condannati con il mondo e né tantomeno, grazie a Dio, andare a finire all'inferno. Dio ci rimprovera, ci corregge per il nostro bene e ti dice: figlio mio, figlia mia, se tu non avevi quella presunzione, fretta, arroganza o inganno di ascoltare gli altri, questi problemi ti saresti risparmiati. Amen. Ma Dio non solo ci rimprovera, è meraviglioso. E così fanno anche i ministri di Dio. Poi dice, verso 22, ora però vi esorto a stare di buon animo. Amen. E allora, quando una persona sbaglia, la dobbiamo rimproverare, dire: guarda, fratello mio, sorella mia, figlio mio, questa cosa è sbagliata e ti ha portato a queste conseguenze. Però non dobbiamo lasciare le persone solo con il rimprovero, per scoraggiarli, abbatterli, perché già sono abbastanza abbattuti. Cosa bisogna fare? Dopo aver dato il rimprovero, dargli l'esortazione, l'incoraggiamento a dire: figlio mio, figlia mia, fratello mio, sorella mia, amico mio, ti esorto, ti incoraggio a stare di buon animo. Perché? Perché sì, hai perso economicamente, hai perso tempo, hai perso risorse, ma non ci sarà perdita della vita umana. Questo è bellissimo. Dio ci risparmia sempre le conseguenze peggiori. Amen. Perché ricordate, quando noi facciamo le scelte e ci incamminiamo in un cammino fuori dalla volontà di Dio, Dio ce lo permette, non è la perfetta volontà di Dio, ma Dio lo permette affinché noi impariamo la lezione. Ma quando noi ritorniamo a Lui con tutto il cuore, dopo aver visto le conseguenze, Lui ci incoraggia, Lui ci consola, Lui ci perdona. Amen. E ci dice: figlio mio, figlia mia, hai perso tempo, hai perso risorse, hai perso delle cose, ma non ti preoccupare, stai di buon animo. Perché? Perché non ci sarà perdite peggiori, perdite e conseguenze peggiori. E poi dice: guardate, qual è l'incoraggiamento? Ed è bellissimo. Guardate cosa dice. Perciò, il verso 25, se è possibile rileggerlo, perché perciò, uomini, perciò fratelli, sorelle, state di buon animo, perché ho fede in Dio che avverrà come mi è stato detto. Gloria a Dio. Che Dio, per amore dell'Apostolo Paolo, ha risparmiato, salvaguardato tutti gli uomini di quella nave, erano più di 200. Amen. E Dio, per amore nostro, salverà
quelli della nostra famiglia. Dio, per amore nostro, con la nostra preghiera, con la nostra testimonianza, con il nostro aiuto, con i nostri esempi di amore, con il nostro perdono dopo che hanno sbagliato, Dio salverà le persone accanto a noi, magari che ci hanno fatto del male, magari che hanno fatto scelte sbagliate, magari che ci hanno ingannato, magari qualcuno di loro ha offeso l'Apostolo Paolo, ma anche quelli che saranno stati così, tra virgolette, cattivi, per amore nostro, Dio salva noi e attraverso di noi, con la nostra fede, la nostra preghiera, Dio salverà anche gli altri. Amen? Quindi, caro fratello, cara sorella, non avere rancore, risentimenti, amarezze per quello che gli altri hanno fatto, per le scelte che hanno sbagliato o per quello che ti hanno fatto del male. Tu, dopo aver detto la verità con amore, puoi dargli incoraggiamento. Digli: io ho fede in Dio. Abbiamo questa fede? Che cosa è fede? Io ho fede in Dio che avverrà come Lui mi ha promesso. Amen. Mi ha promesso: io e la casa mia serviremo l'Eterno. Avverrà esattamente come Dio ha promesso. Dio ci ha detto: pregate per il paese dove io vi ho posto. Verrà esattamente come Dio ci ha promesso. E così promesse anche che Dio ti ha fatto personalmente, nella tua vita, nella tua famiglia, nel tuo ministero, nella tua chiesa, nel tuo paese, nella nostra nazione, noi stasera dichiariamo che abbiamo fede, che avverrà esattamente per come Dio ci ha promesso. Perché colui che ha fatto le promesse è fedele ed è potente da realizzarle. E così Abramo divenne padre di una moltitudine di nazioni. Perché lui credette che il Dio che gli aveva fatto la promessa, quando sembrava tutto impossibile, era potente da mantenere quello che aveva detto. Amen? Ci credi tu, fratello, che il nostro Dio è potente da mantenere le promesse preziose e grandissime che ci ha fatto? Se tu ci credi, Dio lo realizza. Infatti poi, come abbiamo detto, fanno una freccia a Malta, vengono guariti tutti gli ammalati di Marta, poi compare davanti a Cesare, lui sta 2 anni a Roma e lì parla di Gesù, parla del regno di Dio a tutti quelli che lo vanno a trovare. E così avverrà nella nostra vita. Fino al ritorno di Gesù, noi parleremo della sua grazia, del suo perdono e della salvezza a tutti quelli che incontreremo. Grazie fratelli, grazie sorelle per la vostra attenzione. Dio vi benedica e grazie per questa parola si possa utilizzare nella vita di ognuno. Grazie pastore Cataldo. Pastore, grazie, grazie a te, Dio ti benedica, preparati per la prossima, Dio piacendo. Andiamo avanti e non ci fermiamo. Bene, pace, pace. Ed ora ci abbiamo il fratello Federico dalla Spagna, guardiamo se è vicino, lontano, pace a te. Mi senti? Pace. Sì, perfettamente. Ah, ti sento anch'io. Se devi prenderti un po' di tempo in più, prenditelo. Se non hai impegni, possiamo prolungare un po' la preghiera, dopo preghiamo per tante persone che chiedono Amen. Preghiera. Dipende dal Amen. Tempo che hai, va bene? Amen, grazie. Lasciati grazie, guidare dallo Spirito Santo, così siamo di aiuto a quanti in questo momento, in questi spazi di tempi difficili, chiedono di pregare per loro, così coinvolgiamo anche quelli che sono insieme con noi e facciamo un gruppo di preghiera di migliaia e andiamo insieme al Signore con tutto il cuore. Amen. Bene, vai avanti tranquillo e lasciati guidare dallo Spirito Santo. Amen. Amen. Grazie fratello Cataldo, un caro saluto a tutti quelli che sono su questo canale, su internet. Veramente un momento speciale questo che stiamo predicare la parola di Dio. Ho ascoltato ognuna di queste predicazioni dalle 7:30, è una vera benedizione per chi apre il cuore e veramente può dire: Signore, voglio che la tua parola mi trasformi, mi cambi e mi guidi in questo tempo che stiamo vivendo. Oggi voglio parlarti del potere dell'unità. Il potere dell'unità, c'è potenza nell'unità, e ho scelto un testo dell'Antico Testamento, anche se abbiamo dei testi nel Nuovo Testamento, ma il profeta Ezechiele nel capitolo 37 verso 15 al 28 richiama il suo popolo Israele a un momento di unità. Dice la parola: il Signore si rivolse a me e disse: prendi un bastone e scrivi sopra Giuda e i suoi alleati israeliti. Quindi prendi un altro bastone
e scrivi Giuseppe, rappresentato da Efraim e da tutti i suoi alleati dal resto di Israele. Quindi uniscili nella tua mano l'uno con l'altro, in modo che formino uno solo. Quando i tuoi compatrioti ti diranno spiegaci cosa significa di loro, cosa dice il Signore, prenderò il bastone di Giuseppe che è nelle mani di Efraim e delle altre tribù alleate a Israele e io li radunerò con il bastone di Giuda per farne un solo bastone nella mia mano. Tieni in mano sotto i loro occhi due bastoni su cui hai scritto, poi di loro, così dice il Signore, io farò uscire gli israeliti dalla nazione dove sono finiti, li radunerò da ogni parte, li ricondurrò nella loro terra, farò di loro una sola nazione in questo paese, sui monti di Israele, e avranno un solo re. Non saranno più divisi in due nazioni, né separati in due regni, né si macchieranno di nuovo adorando idoli disgustosi o commettendo peccati di ogni genere. Ti libererò da tutte le infedeltà che hai commesso e ti purificherò dai tuoi peccati. Saranno il mio popolo e io sarò il loro Dio. Padre, ti ringraziamo per questa parola in questa sera. Guidaci Spirito Santo affinché possiamo, Signore, predicare la tua parola come è stata scritta, Signore, e possiamo poter comunicare questo messaggio di unità, Signore, al tuo popolo e alle persone che stanno ascoltando in questa sera. Una delle cose fondamentali, cari, che Dio vuole fare in questo anno 2023, prima che il Signore venga il rapimento e ci porti con sé in cielo, è lavorare la sua Chiesa nell'area dell'unità, perché con l'unità viene moltiplicazione. Con l'unità c'è benedizione, con l'unità si manifesta la gloria di Dio nella tua vita. Io prego e sto intercedendo e sto profetizzando che in quest'anno dobbiamo camminare con Dio, uno con la visione, uno con Dio e uno con la missione che il Signore ci ha lasciato da fare su questa terra. Io ti assicuro che se camminiamo in perfetta unità, cose diverse si manifesteranno nella nostra vita. Per questo, in questa sera, io voglio che tu devi ripetere con me: uno con Dio, uno con la visione e uno con la missione. Se riusciamo, cari, a camminare in questa unità, vedremo la vittoria, l'abbondanza, la moltiplicazione, la manifestazione della gloria di Dio sulla nostra vita, perché Dio vuole un popolo unito. E qui oggi abbiamo un passaggio in cui Dio parla di una maniera speciale e porta un tempo speciale di unità per la nazione di Israele. Questo tempo a venire è un tempo di unità soprannaturale sulla nazione di Israele. Ezechiele il profeta ci parla di questa unità. Perché? Perché Israele era diviso in due regni, il regno settentrionale e il regno meridionale. Il regno settentrionale era conosciuto come il regno di Israele o Israele, il regno del nord. Il regno meridionale era conosciuto come il regno di Giuda, la cui capitale, dice, era Gerusalemme. Entrambi i regni avevano i propri re, i propri sacerdoti e c'era una divisione dopo la morte del re Salomone, il regno di Israele, che era stato unito da Davide e mantenuto da Salomone, si divise in due regni. Per molti anni Israele fu diviso, ma un giorno Dio gli disse al profeta Ezechiele che avevano preso, che prendesse due bastoni. Un bastone metterebbe Giuda e l'altro metterebbe Giuseppe, e che unisse questi due bastoni rappresentando questi due regni, il regno del nord e il regno del sud, e che fossero un solo bastone nelle sue mani. Mi piace quest'ultima parte perché noi dobbiamo essere un solo corpo, una unica unità.
anche se siamo diversi, anche se siamo diversi, mentalità diverse, però il Signore ci fa un solo corpo nel Signore. Voglio dirti qualcosa, quest'anno che quando Dio entra nella scena della nostra vita, Lui può prendere qualcosa di rotto, qualcosa forse diviso come era questa nazione, qualcosa che era uno da un lato, l'altro dall'altro, e rimetterlo insieme. Lui può prendere ciò che è stato distrutto nella tua famiglia, il tuo matrimonio, e lo rimette insieme, perché Dio è un Dio che unisce, un Dio che cambia gli scenari nella vita. La parola di Dio rende chiaro il principio che nessun regno diviso, nessuna città, nessuna casa divisa contro se stesso può rimanere. Ecco perché dobbiamo capire cosa significa la vera unità. L'unità non inizia fuori, ma inizia dentro di noi. Tu sei il primo che devi essere unito con Dio. Se tu vuoi avere una famiglia unita, un matrimonio unito, prima di tutto devi essere unito con Dio. Se vuoi avere una unità nella tua chiesa, prima di tutto devi essere unito con Dio. L'unità non comincia fuori, comincia dentro di noi. E se in quest'anno camminiamo uno con Dio, uno con la visione, uno con la missione che il Signore ci ha dato, sicuramente vedremo grandi cose, come sempre dico, cose che occhio non hanno visto, l'udito non ha udito, e non abbiamo ancora sentito nel cuore, sono quelle che il Signore tiene preparate per noi, e verrà gloria, verrà moltiplicazione e grande benedizione. Perciò, cari amati, dobbiamo fare uno sforzo per unirci prima con Dio e per vedere l'unità reale. Sapete, ogni sforzo per essere uniti senza Dio fallisce. Ecco perché le nazioni su questa terra si uniscono con il desiderio che non ci sia guerra. L'Organizzazione delle Nazioni Unite, l'ONU, ha questo scopo e per questo è stata creata, per produrre la pace, sostenere la pace nel mondo. Uno dei motti della nazione o delle Nazioni Unite è la pace, la dignità e l'uguaglianza sul pianeta, su questo pianeta Terra. Tuttavia, questo è un'utopia, perché ci sono state più guerre dopo la fondazione delle Nazioni Unite, 75 anni fa, che quando prima di essere fondata la Nazione Unita. Quindi ogni sforzo dell'uomo di unire senza Dio fallisce, perché carissimi, il desiderio di vivere uniti ma separati da Dio è una divisione, è una unità che sta per fallire. Per questo l'unità è importante, dobbiamo capire che l'unità comincia nella nostra vita, viene da parte del Signore. L'unità che tu hai con la tua moglie, con la tua famiglia, deve iniziare prima da te con un'unità con il Signore. E ecco perché è necessario capire questo, e dobbiamo essere uno con Dio, uno con la visione, uno con la missione che il Signore ci ha assegnato su questa terra. L'unità nella tua famiglia è il risultato principalmente dell'unità con Dio. Se tu vieni forse attaccato ingiustamente per andare in chiesa, se tuo marito forse si ribella contro la chiesa, contro di te, con i tuoi figli ti attaccano per frequentare la chiesa, non arrenderti, non lasciare mai Dio alle tue spalle, non fare come quella sorella che un giorno, quando il suo marito l'aggrediva verbalmente, psicologicamente, perché veniva in chiesa, i figli si opponevano perché veniva in chiesa, il marito un giorno gli disse: se continui ad andare in chiesa ti lascerò. E questa persona ha scelto lasciare la chiesa, lasciare Dio, perché voleva riunire, secondo lei, la famiglia e stare bene con il suo marito, voleva avere la sua famiglia unita, e lentamente ha cominciato a lasciare di radunarsi e lasciare a Dio e lasciare di frequentare la chiesa, e per avere una falsa pace in casa. Cari, non si può mai avere una famiglia unita e lontano da Dio. Il risultato di tutto, sapete che cosa è stato per questa sorella? Suo marito un giorno l'ha lasciata comunque, i suoi figli sono partiti da casa, se ne sono andati da casa, la sua famiglia è finita, distrutta, matrimonio distrutto, casa distrutta. Poi, perché ogni tentativo
che fai per tenere la tua famiglia unita, la tua casa unita, ma lontano da Dio è già una divisione. Distruggi la tua famiglia quando cerchi di tenerla unita senza un vero impegno con Dio. Quindi la prima cosa che dobbiamo fare è essere uniti a Dio. Amen. Quando vogliamo essere uno con Dio, uno con la visione e uno con la missione che il Signore ci ha dato su questa terra, riceveremo attacchi familiari, ti criticheranno, ti perseguiteranno, ma se hai Dio dalla tua parte, la vittoria è garantita. Se hai tutta la famiglia contro di te, se hai tutto contro di te, ma se Dio è con te, dice la Bibbia in Romani 8:31, e voglio che la regia lo possa mettere lì, Romani 8:31 dice: e se Dio è per noi, chi? Se Dio è per noi, chi contro di noi? Cari, questa è una verità grande. Ecco perché in quest'anno 2023 è fondamentale che dobbiamo decidere camminare con Dio, essere uno con Dio, uno con la visione di Dio, uno con la missione. Perché ogni unità, come ho detto, che non viene da Dio, fallisce ed è divisione. Tutto ciò che cerchi di unire senza Dio è una divisione, perché l'unica vera unità viene quando tutto è nelle mani di Dio. Ecco perché in quest'anno dobbiamo camminare in assoluta e totale unità con il Signore e lo Spirito Santo che il Signore ha lasciato su questa terra per la Chiesa. Dobbiamo identificare nel tempo giusto ciò che divide e rilevare tutto ciò che vuole separarci da Dio e dalla visione di Dio, perché ritorno a dire, tutto ciò che vuole separarti dall'impegno di Dio è divisione, ed è noi abbiamo un nemico nella nostra vita che cerca sempre di dividere. Quindi dobbiamo stabilire che in questo anno dobbiamo camminare in completa unità. E come dice il capitolo di Ezechiele, capitolo 37, versetto 19, dice: e li metterò con il bastone di Giuda e saranno un solo bastone nella mia mano. Il Signore voleva che il suo popolo fosse uno solo nelle sue mani, perché quando siamo uno solo nelle sue mani, sapete, cose grandi verranno. Forse questa sera sto parlando, come ho detto, a una donna sola che sta servendo al Signore da sola, senza la sua famiglia. Forse sto parlando a un figlio che non ha i suoi genitori con lui in chiesa. Forse sto parlando con un marito che ha una famiglia, un marito che non ha forse la sua famiglia servendo al Signore. Verrà un giorno in cui Dio vedrà la tua fedeltà, il tuo impegno verso di Lui. Verrà un giorno in cui Dio vedrà la tua incondizionalità, la tua perseveranza. Verrà un giorno in cui, nonostante le maree, i terremoti, la guerra che hai incontro, quel giorno Dio ti risponderà e non sarai più solo a servire al Signore, sarai tu e la tua famiglia. Non so con chi sta veramente parlando lo Spirito Santo in questa sera. Forse una donna, come ho detto, un giovane, un uomo. Forse non hai con te la tua famiglia, sei solo, ma per aver perseverato ed essere unito a Dio e alla visione di Dio, tutta la tua famiglia camminerà con Dio. C'è una promessa nella scrittura che un giorno il Signore gli diede a Giosuè, una promessa che dice: la mia casa ed io serviremo al Signore. Oggi dichiariamo questa parola, che camminando uno con Dio vedrai la tua famiglia servire al Dio Onnipotente. Quello stesso marito che ti ha fatto la guerra, quella stessa moglie che ti ha fatto la guerra, ti dirà: perdonami perché ti ho criticato, non ti ho capito, non capivo bene il proposito di Dio in quel momento, perdonaci, te diranno i figli, perché ti abbiamo fatto la guerra, ti abbiamo perseguitato. E ringrazierai al Signore alzando le tue mani, perché tutta la tua famiglia verrà ai piedi del Signore. Di uno con Dio, uno con la visione e uno con la missione. Allora, cari, voglio stabilire delle idee chiare questa sera, perché l'unità
può avvenire solo nel cielo, si gesta nel cielo, è stata creata nel cielo, da Dio nel cielo. L'unità può avvenire solo quando Dio è veramente il centro di tutto, se non, non è unità, è soltanto un patto. Gli uomini fanno dei patti, gli accordi su questo mondo, ma i patti e gli accordi su questo mondo si rompono anche, ma l'unità deve rimanere per sempre. La Chiesa di Gesù è un corpo che è stato unito soltanto da Lui, perciò l'unità soltanto può venire dal cielo. Perché come si spiega, cari, che ci troviamo in un luogo di diverse nazionalità, gruppi diversi, culture diverse, colori di pelle diverse, colori di occhi diversi, culture, come ho detto, diversi, ed essere uniti ad adorare al Signore, questo soltanto il Signore lo può fare, soltanto lo Spirito del Signore lo può fare. E oggi siamo qui ascoltando la parola da diversi paesi, uniti in un solo corpo, il corpo di Cristo, e questo soltanto lo può fare il Signore. Cari, Gesù aveva 12 discepoli, 12 uomini di culture diverse, strati sociali diversi, temperamenti diversi, aveva con sé i sanguigni, aveva con sé i flemmatici, aveva con sé i colerici, aveva con sé i melancolici, aveva dei pescatori, per esempio un sanguigno come Pietro, che camminava sempre con la spada nella sua cintura, e quando volevano portare al maestro a presarlo lì nell'orto del Getsemani, lui sguainò la spada e non esitò a tagliare la testa a quel soldato romano, Giovanni, quel soldato, e per fortuna gli prese solo l'orecchio e gli tagliò soltanto l'orecchio, e Gesù dovette rimettere l'orecchio. Quelli erano i discepoli di Gesù, discepoli che erano pescatori, cari, persone comuni che non avevano mai letto un libro in vita loro, avevano un basso livello culturale. I pescatori non erano persone studiate, non avevano un bel profumo, ma Gesù ha preso a quei pescatori, attraverso i suoi insegnamenti sono stati trasformati. Gesù aveva esattori di tasse come Matteo, persone che erano più istruite. Gesù aveva a un Giuda Iscariote, un rivoluzionario politico che odiava i militari. Gesù aveva anche persone come il figlio del tuono, i figli del tuono, che erano due fratelli che volevano soltanto potere, posizione, che fuoco cadesse e discendesse dal cielo per far fine a tutto, ma Gesù pregò loro. In quel capitolo di Giovanni, Evangelo di Giovanni, capitolo 17, pregò per l'unità dei suoi discepoli, dicendo: Padre, io ho finito il tuo lavoro. E qual era il lavoro? Il lavoro: ho compiuto, avendo compiuto quello che tu mi hai lasciato da fare, il lavoro. Qual era questo lavoro? Unire a queste persone di diversi strati sociali, diversi temperamenti che avevano, in una sola visione, unirli con Dio in una sola visione e una sola missione da fare. Quando Gesù li fece uno il giorno di Pentecoste, in quel alto solaio, quando lo Spirito Santo venne su quei come 120 che erano lì, di comune accordo, dice la parola, insieme venne lo Spirito Santo e lingue di fuoco, tu ed io siamo qui oggi per causa di quel momento speciale che venne su quei discepoli, gli apostoli che erano lì, perché gli apostoli presero forza per predicare la parola del Signore, e noi oggi, dopo più di 2000 anni, siamo discepoli del Signore per quel momento in cui erano di comune accordo quei discepoli, lodando, glorificando e pregando, e il Signore scese la potenza dello Spirito Santo e le loro lingue cambiarono, vennero lingue di fuoco
fuoco sulla vita di quelle persone. Carissimi, quando una chiesa è uno con Dio, gloria al Signore, Dio la moltiplicherà senza limiti sulla terra. Queste persone uscirono a predicare la parola di Dio e si moltiplicarono, da come 120 che erano lì, diventarono 5.000, diventarono 3.000 e si moltiplicarono, perché questo è il potere che ha quando siamo uno nel Signore, ci moltiplichiamo. Perciò dobbiamo essere uno con Dio, uno con la visione, uno con la missione che il Signore ci ha dato. Cari, nella Bibbia il numero più importante non è il 2, non è il 10, non è il 100, nel 1000, tutti i numeri sono buoni, ma tutti i numeri nascono dall'unità, dall'uno. È importante essere uno, sebbene tutti i numeri hanno un significato nella parola di Dio. 2 significa il potere dell'accordo, 3 la resurrezione, 4 il numero della terra, 5 il numero della grazia divina, 6 è il numero dell'uomo, 7 il numero della perfezione, 8 i nuovi inizi, 9 il numero della maturità, 10 della pienezza, la pienezza, 11 il disordine, 12 il governo. Ma lasciatemi dire qualcosa: il numero più importante è il numero 1, il numero 1. Ascolta Israele, dice la parola del Signore, nostro Dio, il Signore è uno. Nostro Dio, il Signore è uno. Deuteronomio capitolo 6, versetto 4. In matematica, cari, l'unità è il numero fondamentale. Da lì derivano tutti i numeri, tutti i numeri. Tutti i numeri derivano dall'unità. 1 più 1 più 1 più 1 sono 4, 5, 1 più 1 è 2, 1 più 1 più 1 è 3, 1 più 1 più 1 più 1 è 4. Nella Bibbia, nella matematica di Dio, l'unità è importante. Infatti Dio ci parla dell'unità, e l'unità, e Dio rompe con le leggi dell'unità, della matematica. Scusate, Isaia 40, 29 dice che Dio moltiplica le forze a chi non ha nessuno. Dio è l'unico che moltiplica per zero e ti dà forze. Nella matematica di Dio, 1 più 1 più 1 è uguale a 1. 3 sono Padre, Figliuolo e Spirito Santo, e i 3 sono 1. E questa è la matematica di Dio. Se noi riusciamo a camminare, cari, nell'unità, in sintonia con il Signore, preparati ad avere 10 volte di più saggezza di quella che aveva Daniele nel libro di Daniele. Se riesci a camminare in unità e sintonia con la visione di Dio, preparati a ricevere 100, i 100 che Gesù promise quando disse che colui che lascia mamma, padre, terra, casa riceverà 100 volte di più. Deuteronomio capitolo 1 versetto 11 dice: il Signore Dio dei vostri padri vi aumenterà anche 1000 volte di più e vi benedica come vi ha promesso di fare. C'è un potere nell'unità. Quando siamo uniti con Dio c'è una potenza speciale. Dio ti darà 1000 volte di più, come dice la sua parola. Ecco perché devi capire in questo giorno, cari, dobbiamo capire e conoscere il potere che c'è di essere uniti, il potere che c'è nell'unità. Se non abbiamo unità non qualifichiamo per la moltiplicazione. Ecco perché quando sei uno con Dio la moltiplicazione arriva. Vedi cosa dice il Signore nel libro del profeta Isaia capitolo 51 versetto 2, dice: guarda Abramo il tuo padre e Sara che ti ha partorito, poiché quando era solo uno, Abramo era solo uno, l'ho chiamato, l'ho benedetto e l'ho moltiplicato. Quando egli era solo, lo benedissi e lo ho moltiplicato. Dio, cari, ha chiamato Abramo, Dio lo ha benedetto, Dio lo ha moltiplicato quando era uno solo. Ecco perché
Dio non ha bisogno di molti per moltiplicarsi, Dio ha bisogno di uno che capisce la potenza che c'è nell'unità e nel vivere uniti a Dio. Amata Chiesa, cari, oggi dobbiamo cogliere questa verità. Noi abbiamo il Padre, il Figliolo e lo Spirito Santo. Non sono tre Dio, è un solo Dio in tre persone. La prima unità che troviamo nella Bibbia è la Triunità, il Padre, il Figliolo e lo Spirito Santo. Quando Dio dice in Genesi capitolo 1 verso 26, facciamo all'uomo alla nostra immagine e somiglianza, lì stava il Padre, il Figlio e lo Spirito Santo. La mente finita forse non può comprendere questa profonda verità della Triunità di Dio. Ecco perché Dio ci ha lasciato molteplici esempi nella natura in cui possiamo vedere la Trinità. Il matrimonio, cari, per eccellenza è un'unità. L'unità nella diversità, quando Dio ha creato all'uomo e l'ha messo su questa terra e alla donna, li ha benedetti su questa terra e ha detto loro: già non siete due, ma siete uno solo. E quello che Dio unisce, l'uomo non lo separa. Quando Dio vede il matrimonio, non vede due persone, vede l'unità. Vede il potere dell'accordo, il potere che può esserci quando siamo uniti con Dio e siamo uniti con la coppia. Quando Dio guarda il tuo matrimonio, guarda uno solo. Ecco perché ciò che Dio mette insieme non deve essere separato dall'uomo. La promessa è l'ordine di Dio per il matrimonio: crescere e moltiplicarsi. Quando Dio unisce Adamo ed Eva su questa terra, gli dà una promessa: crescete, moltiplicate, soggiogate la terra. E così vediamo questa prima unità. E attraverso la parola di Dio possiamo vedere tanti esempi di unità. Lo Spirito Santo è unito a Gesù, unito al Padre. Lo Spirito Santo rivela Gesù e Gesù è unito al Padre perché Gesù rivela al Padre. Una unità perfetta. In tutta la Bibbia vediamo come opera il Dio che è uno e trino. Quando l'uomo voleva costruire una torre, raggiungere il cielo, lì in Genesi capitolo 11 versetto 7, la torre di Babele, Dio disse: ora scendiamo e confondiamo lì la loro lingua. Scendiamo, parla in plurale di Dio, perché Padre, Figliolo, Spirito Santo, i tre sono uno. Nel ministero di Gesù possiamo vedere la Trinità. Quando Gesù si battezza, lì possiamo vedere la voce del Padre, si aprono i cieli, il Padre parla, vediamo Gesù lì con Giovanni nell'acqua del Giordano e lo Spirito Santo che discende in forma di colomba. Possiamo vedere nella Chiesa lo Spirito Santo operare, Gesù operare nella prima Chiesa, il Padre parlare alla prima Chiesa. Gesù in Giovanni 17:23 fa una preghiera in questo versetto 23 importante e dice: io in loro e tu in me, Padre, affinché siamo perfetti nell'unità. Una versione dice perfetti nell'unità, e c'è una unità perfetta che solo lo Spirito Santo può dare, questa unità perfetta che solo il Padre può generare, c'è una unità perfetta che solo il Figlio può produrre, e c'è un'unità perfetta che solo lo Spirito Santo può realizzare per far camminare la Chiesa uniti. Nella Chiesa primitiva vediamo, come ho detto, l'unità nel giorno di Pentecoste, Fatti capitolo 2 verso 1, che dice che quando venne il giorno di Pentecoste erano tutti insieme in comune accordo. La traduzione del greco comune accordo è olamassimea mia sinfonia. L'unità è una sinfonia musicalmente, sono
la sinfonia sono note musicali che sono suonate da diversi strumenti in un accordo, e questo era quello che stava succedendo lì nell'aposento alto: preghiera ed una sinfonia, una unità, erano tutti insieme nell'alto solaio, in accordo, pregando unanime, in greco anche significa di comune accordo, nello stesso pensiero, con un solo cuore, una sola mente, e in mezzo a quella unità che Dio si manifestò, e Dio si manifestò con gloria, e scese lo Spirito Santo e battezzò a quelle persone che erano lì. Perché non c'è gloria senza unità. Il nemico dell'unità sappiamo che è il diavolo, amati, ma il diavolo non può contro un matrimonio che è unito con Dio, un matrimonio che è unito nella visione, un matrimonio che è sotto copertura e che sta funzionando nella missione. Il diavolo non può farlo con una chiesa che è unita con la visione di Dio, unita con Dio, con la visione e sotto copertura. Il diavolo non sopporta l'unità, il diavolo si contorce quando vede l'unità, l'oscurità si ritira, quando c'è unità nella Chiesa, quando c'è unità in una famiglia, quando entriamo nella rivelazione, cari, del potere dell'unità, dell'uno, qualcosa deve accadere, qualcosa di diverso deve accadere. Ascolta bene, oggi ho brutte notizie per il regno delle tenebre. Il diavolo gli è rimasto poco tempo. Il destino del divisore e del diavolo è il lago di fuoco. In quest'anno, se noi camminiamo nel potere dell'unità, saremo benedetti con la gloria e con la vittoria, con la benedizione del Signore e con la moltiplicazione su di noi. La Chiesa avanzerà e non si fermerà. Questo è il proposito di camminare nell'unità. Voglio finire con cinque cose importanti, cinque punti importanti che possiamo vedere nella triunità di Dio. Sapete, la triunità di Dio, Padre, Figliolo e Spirito Santo, non hanno i tre progetti personali o individuali. Il Padre non ha un progetto diverso dal Figlio, il Figlio non ha un altro progetto diverso dallo Spirito Santo o lo Spirito Santo diverso dal Padre. Non c'è individualismo tra di loro. Loro operano tutti in comunità. L'agenda di Cristo, il piano di Cristo è quella del Padre, e quella del Padre è la stessa del Figlio e dello Spirito Santo. L'unico nel cielo che aveva un piano diverso dal Padre, Figliolo e lo Spirito Santo è stato Satana, che il Signore lo rimproveri. Questo Satana era il sigillo della perfezione, dice, era un cherubino che si distingueva tra gli altri, e un giorno si ribellò e manifestò la sua agenda personale, il suo piano personale, perché lui voleva adorazione per lui, un trono per lui, e iniziò a seminare divisione nel cielo. Allora, la Trinità non ha progetti personali o individuali, l'agenda della Chiesa deve essere l'agenda del Padre, del Figlio e dello Spirito Santo, perché lavoriamo per fare discepoli, cari, per questo, e questa è l'agenda del Padre, questa è la missione, è la visione che noi dobbiamo lavorare. Noi dobbiamo lavorare per moltiplicarci su questa terra, per parlare del Signore, per evangelizzare, e non solo per evangelizzare ma anche per discepolare. Questa è l'agenda di Matteo 28, 18 e 19. Il Figlio, come ho detto, non nasconde nulla al Padre, nel Padre nasconde nulla allo Spirito Santo. Punto numero 2, camminano tutti con lo stesso programma e sono trasparenti tra di loro. Ecco il punto numero 2 delle cinque cose che possiamo vedere nella Trinità, è la trasparenza tra di loro. Non ci può essere unità se non esiste completa trasparenza. Dobbiamo essere trasparenti e dobbiamo essere definitivamente trasparenti e dire ciò che stiamo facendo con tutta trasparenza, con tutta apertura. Punto numero 3,
che possiamo vedere nella Trinità non c'è rivalità, nessuno si oppone all'altro, nessuno pretende di possedere qualcosa proprio, perché nella Trinità non c'è egoismo. Per questo Gesù ha detto che ciò che è mio è anche di mio Padre, e quello che è di mio Padre è anche mio. Quando il Padre disse che ho un progetto per l'umanità corrotta nel cielo, subitamente io credo che guardò a Gesù e gli disse: tu sei la risposta. E Gesù disse: io lo farò, Padre, andrò a questa umanità a dare la mia vita per questa umanità che è in peccato. E disse Gesù: ma c'è bisogno, Padre, di fare qualcosa, perché quando io muoio sulla croce e risorgo al terzo giorno, sarò con loro per 40 giorni, ma poi verrò alla destra tua. Ho bisogno dello Spirito Santo. E lo Spirito Santo disse: eccomi, io sono pronto per venire sulla Chiesa e restare con la Chiesa il tempo che sia necessario. Ecco perché nella Trinità non c'è rivalità, camminano insieme, lavorano insieme, hanno un piano insieme, e questa è la vera unità. Cari, noi dobbiamo rifletterci in questa vera unità che il Signore ci ha dimostrato attraverso la triunità: Padre, Figliuolo e Spirito Santo. Il quarto punto delle caratteristiche della triunità è che nella Trinità non ci sono gare, anzi ci sono preferenze, ognuno prefiere all'altro. Il Padre non gareggia con il Figlio non gareggia con lo Spirito Santo e lo Spirito Santo non gareggia con il Padre. Il Padre non dice che il mio lavoro è migliore che il lavoro dello Spirito Santo, né lo Spirito Santo dice il mio lavoro è migliore che quello di Gesù. Nessuno dice il mio lavoro è migliore. Sanno che il lavoro è perfetto quando è stato completato dai tre. Se vogliamo vedere l'opera di Dio sulla terra, il Padre, Figliolo e Spirito Santo devono camminare con noi. Il Padre cammina in unità, il Figlio cammina in unità, lo Spirito Santo cammina in unità, e noi Chiesa dobbiamo anche camminare in unità. Noi non possiamo dire: è che io faccio migliore il lavoro di quell'altro, o io canto migliore che quell'altro, o io predico migliore che quell'altro. No, ognuno dobbiamo preferirci all'altro, e questa è la vera unità. Quando c'è presenza, c'è amore e non c'è disunione. Dove c'è l'amore di Dio, la gloria di Dio si manifesterà. Se c'è amore nel tuo matrimonio, la gloria di Dio si manifesterà. Se c'è amore nella tua famiglia, la gloria di Dio si manifesterà. Il quinto ed ultimo punto della unità è che nella Trinità non c'è divisione. Tutti hanno la stessa mente, la stessa opinione, perché sanno che la divisione è avere due visioni. Nel cielo non possono essere esserci due visioni: la visione del Padre, la visione del Figlio, o la visione dello Spirito Santo e la visione del Padre. No, c'è una sola visione. Nel cielo non c'è divisione, nel cielo c'è una sola visione, e noi nella nostra famiglia dobbiamo avere una sola visione, nella nostra vita una sola visione, nella nostra Chiesa dobbiamo essere concentrati con l'obiettivo nella visione di Dio di evangelizzare e discepolare. Questo è l'obiettivo, è poter dimostrare e parlare dell'amore di Cristo a una umanità che si sta perdendo. Questo è l'anno, cari, in cui dobbiamo camminare uno con Dio, uno con la visione e uno con la missione che il Signore ci ha dato a ognuno di noi. Perciò in quest'anno dobbiamo mettere in pratica questa parola. Ricordate cinque cose che possiamo vedere nella Trinità di Dio. La Trinità non ha progetti personali, non hanno trasparenza tra di loro, non nascondono niente, hanno totale trasparenza. Punto numero due: nella Trinità
non ci sono rivalità, punto numero 4 nella Trinità, non gareggiano fra di loro, ma si preferiscono fra di loro, e nella Trinità non c'è divisione, punto numero 5. Oggi voglio pregare esclusivamente per l'unità, prima di tutto nella tua vita, perché se tu non sei unito con Dio, niente può succedere. Prima di tutto, per avere questa unità, cercare l'unità con Dio, cercare unirti al Signore in tutte le cose che tu farai in quest'anno. Prima di tutto, avere una visione di unirti con il Signore, perché non avrai una unità nel matrimonio se prima tu e tua moglie non si uniscono con Dio. Io sempre dico che il matrimonio è come un triangolo, nel vertice superiore sta Dio e in ognuno i vertici laterali, negli angoli laterali sta il marito e la moglie, e se vogliamo essere ogni giorno uniti di più dobbiamo unirci al Signore. Se noi marito e moglie ci uniamo al Signore ogni giorno di più, vediamo che toccheremo e ci uniremo, la distanza fra di noi sarà minore. Questo è importante. Voglio pregare affinché tu capisca questa parola di unità ed essere uniti con Dio, uno con la visione del Signore anche su questa terra, perché veniamo a compiere una visione, la visione di Dio è una missione, che è la missione che il Signore ci ha lasciato. Padre, nel nome potente di Gesù, in questa sera ti ringraziamo per la tua parola. Signore, come diceva il profeta Ezechiele e abbiamo letto, Signore, c'erano due pali, c'erano due bastoni, Signore. La nazione era divisa in due, totalmente divisa in due regni, con re totalmente diversi, con profeti diversi, con sacerdoti diversi, ma la tua volontà, Signore, era che nelle mani del profeta si convertissero in un solo bastone, nella mano del profeta si convertissero in una sola nazione. Questa è la volontà, Signore, che tu hai per il matrimonio, hai per la famiglia, Signore, e per la famiglia spirituale che è la tua Chiesa. Signore, la stessa parola, Signore, tieni in mano sotto i loro occhi due bastoncini su cui hai scritto, così dice il Signore, io farò unire queste due nazioni nelle tue mani. Signore, io so che tu stai unendo in questo momento persone, vite, matrimoni, Signore. Io so, Signore, che tu stai facendo cose meravigliose, Signore. Io so, Signore, che tu stai operando in questa sera, Signore, nella vita delle persone, Signore, e a trovare questa unità che non si trova fuori, ma si trova dentro di noi, è l'unità con Dio, Signore, è la prima unità che dobbiamo vivere nella nostra vita, Padre Santo. Signore, non vogliamo lasciarti alle nostre spalle, vogliamo stare con te in tutti i momenti della nostra vita, non ti vogliamo lasciare a un lato, non vogliamo cercare l'unità, Signore, in altre cose che non sia la tua parola, che non sia la tua presenza, che non sia la preghiera e che non sia camminare nella tua perfetta volontà. Signore, la tua parola, Signore, oggi ci dice che se tu sei per noi, chi contro di noi? Ed oggi crediamo in questa parola, crediamo, Signore, che tu metti questi due bastoni, queste due vite, Signore, insieme per fare una unità perfetta, affinché quando tu vedi dal cielo il matrimonio non vedi due persone, ma vedi due che sono una sola carne. Grazie, Signore, per la tua parola. Vogliamo continuare a camminare uniti con te in tutte le cose, Signore, che noi dobbiamo fare nella vita. Spirito Santo, aiutaci e rivelaci questa parola. Fa che questa parola sia un rema nella nostra vita. Fa che questa parola si riveli, Signore, alla nostra vita, che si illumini, Signore, la luce nel nostro cuore per poter
capire, Signore, quello che tu dicevi in Giovanni capitolo 17, affinché fossero uno, uno solo i discepoli, Signore, quello che tu sempre hai voluto, Padre Santo, quella perfetta unità, Signore, che tu sempre hai voluto e che ci dimostri attraverso la tua parola, Signore, quella stessa unità, Signore, quella stessa sinfonia, Padre, che suonava il giorno di Pentecoste, lì nell'alto solaio, Signore, sia, Padre, la stessa unità che oggi possa regnare nelle chiese, nella tua famiglia spirituale, Signore, in ogni persona che ti cerca, Padre Santo, spirito e verità, Padre, in ogni persona che ti cerca per adorarti veramente. Oh Signore, in questa sera prego per l'unità, Signore, prego per coloro che sono distanziati, Signore, da tempo, Padre, per quei fratelli e sorelle, Signore, che forse hanno ricevuto qualche mala parola, Signore, hanno ascoltato qualcosa che non gli è piaciuto e si sono distanziati, ma non è la tua volontà il distanziamento, Signore, non è la tua volontà essere lontani, Signore, non è la tua volontà, Signore, ma la tua volontà è essere vicini, Padre Santo, uno all'altro. Padre, fa sì che quella Ola Massimea mia sinfonia, Signore, che accadde quando venne il vento, Signore, sull'aposento alto, sia la stessa sinfonia, Signore, che suoni, Padre, nella vita di ogni persona. Vogliamo essere uno con te, uno con la visione e uno con la missione che tu ci hai lasciato. In questa sera, Signore, ti ringraziamo, Padre, per la tua parola, Signore, grazie, Padre, per la tua parola. Signore, lasciamo ogni agenda personale, ogni piano personale, per solamente lavorare nel tuo piano, Signore, nei tuoi progetti. Lasciamo ogni individualità, Signore, nella nostra vita, per lavorare, Signore, nel progetto unico che tu hai per la salvezza di questo mondo. Grazie, Signore. Oggi poniamo a un lato, Signore, ogni rivalità nella nostra vita, Padre Santo, per poterti servire con tutto il nostro cuore, con tutto l'amore, Padre. Non ci sono gare fra di noi nella famiglia, nel matrimonio, ma ci sono preferenze, Padre. Questa è la vera unità che tu stai cercando in questo tempo, Signore. Grazie per questo momento speciale. Io so, Signore, che tu stai parlando ai cuori, Signore, delle persone che stanno ascoltando in questa sera la tua parola. Grazie, ti ringraziamo, Signore. Non abbiamo, Signore, parole per ringraziarti quello che tu, Signore, hai fatto per la nostra vita. Grazie, Signore, che la tua preghiera, Signore, che hai fatto lì in Giovanni 17, possa, Signore, manifestarsi in questo giorno, quando tu alzasti gli occhi ai cieli e dicesti: Padre, è venuta l'ora, glorifica il figlio tuo, perché il figlio tuo ti glorifichi a te. Tu gli hai dato potere su ogni essere umano, perché egli dia la vita eterna a tutti coloro che gli hai dato. Questa è la vita eterna, che ti conoscano a te, l'unico e vero Dio, e colui che hai mandato, Gesù Cristo. Io ti ho glorificato sulla terra, compiendo l'opera che mi hai dato da fare. E ora, Padre, glorificami davanti a te con quella gloria che io avevo preso di te prima che il mondo fosse. Signore, grazie, perché in questa sera ci sono persone, io so, che stanno ascoltando questa parola e che forse si hanno fatto una domanda: se veramente sono salvi o ancora non sono salvi. Il Signore vuole darti vita e vita in abbondanza. Caro, cari, se stai ascoltando in questa sera questa parola e vuoi avere questa vita eterna che il Signore ha promesso qui e la promette nella sua parola in tutti gli Evangeli, devi soltanto conoscere l'unico e vero Dio
è Gesù Cristo. Soltanto digli: Signore, in questa sera apro il mio cuore affinché tu entri nella mia vita. Signore, voglio conoscerti veramente, voglio conoscere te, voglio conoscere Dio, voglio conoscere lo Spirito Santo. E lo Spirito Santo in questa sera sta toccando il tuo cuore. E io sento che in questa sera ci sono persone che in questa sera stanno aprendo il cuore a Gesù, stanno aprendo il cuore a Gesù. Lo Spirito Santo sta toccando il tuo cuore, e lo Spirito Santo che sta toccando, se senti di piangere, piangi, se senti lì un calore nelle tue mani o forse nel tuo cuore un calore, lo Spirito Santo che ti sta toccando, lo Spirito Santo ti vuole rivelare a Gesù, e Gesù è il cammino al Padre. Devi conoscere l'unico e vero Dio. Fino adesso non hai conosciuto il vero Dio, hai conosciuto un Dio che sta lì su una croce, lì statico, ma non è il Dio che veramente vuoi, il Signore vuole che tu conosca. Il Signore vuole che tu conosca il vero Dio, il Dio che fa miracoli, che fa meraviglie, il Dio che cambia la tua vita, cambia la tua situazione. Cambia quello che stai vivendo, e in questa sera la vita eterna viene a te se solamente tu apri il tuo cuore e ripeti con me questa piccola preghiera di fede. Signore Gesù, ripeti con me: Signore Gesù, vengo davanti a te riconoscendo che sono peccatore, che ho fatto cose che non dovevo fare, che ho peccato, Signore, contro di te, di parola, ho peccato con i miei atti, e in questa sera, Signore, ti chiedo perdono, ti chiedo che il tuo sangue prezioso mi perdoni e mi purifichi da ogni peccato. Signore, ti confesso, confesso con le mie labbra che tu sei il mio Signore, che tu sei venuto su questa terra a morire per me. Sei risorto il terzo giorno, stai nel cielo, ed oggi, Signore, apri il mio cuore e ti accetto come unico e sufficiente Salvatore. Grazie, Signore, per questa salvezza che mi regali. Amen e amen. Padre, ti ringraziamo, Signore, in questa sera. Grazie per il fratello Cataldo, grazie per questo programma, e che questa parola possa rimanere nel cuore di ogni persona. Sì, Dio ti benedica, Signore, fratello sì, Cataldo. Signore. Sì, Signore, grazie, Amen. grazie, grazie. Grazie, grazie. Dio ti benedica, Federico, e proseguiamo. È proprio così, grazie al Signore. Questo è un esempio perfetto per ognuno di noi. Se tu vuoi avere la vera pace nella tua famiglia, devi dipendere tu, moglie, e tu, marito, dal Signore. Non c'è un'altra strada. Può essere però che tu vuoi fare così, ma tua moglie o tuo marito sono all'opposizione, per così dire. Tu ti nutri della parola del Signore, ti nutri, mentre arriva tuo marito e dice: stai sempre vicino a questo canale 245, stai sempre con la Bibbia in mano. E beh, tu devi mantenere quella posizione. Devi mantenere una coltivazione continua della tua anima, perché l'altro spiritualmente non è addentrato, lo Spirito Santo ancora non lo ha toccato. Ti voglio ricordare una cosa. Gesù, quando parlava della vita spirituale, diceva a persone che ci vedevano che erano ciechi, a persone che erano interi di corpo, che zoppicavano, cioè queste figure, persone che erano sane nel corpo, Gesù diceva che erano paralitici perché non potevano camminare nelle vie del Signore. Beh, sorella, se tu hai incontrato il Signore, tuo marito no, sicuramente non resterà tanto contento di fare quello che fai tu, ma tu devi mantenere costantemente la comunione con il Signore, perché devi aiutare anche lui, devi aiutare anche lei, e gli devi far comprendere che se tutti e due dipendete dal Signore, nella vostra casa cambia tutto.
Sì, tu devi collaborare al massimo e devi presentare al Signore il tuo partner, che ci sia questa unione e questa dipendenza dal Signore, perché solo così la tua casa diventa un paradiso. Infatti c'è un bel canto, il numero 416, che vogliamo cantarlo insieme. Dobbiamo desiderare di portare il nostro partner al Signore, perché se dipendiamo dal Signore, Lui è il nostro consigliere, il nostro consigliere, il nostro creatore, ci dà quella sostanza che abbiamo bisogno e tutto cambia nella nostra vita e nella nostra casa. Ora, se vogliamo avere successo nella nostra famiglia, dobbiamo cercare personalmente e insieme di dipendere dal Signore Gesù. Pregare insieme la mattina, pregare il giorno e pregare la sera. Non perdere nessuna occasione di dire mentre siamo qui, preghiamo. Questo unisce e comincia a cambiare l'atmosfera nella tua casa. Ma beato chi lo fa prima, perché tu qualche volta aspetti che lo faccia tuo marito e non lo fa. Tu aspetti che lo faccia tua moglie. E non lo fa, invece tu devi essere intelligente spiritualmente. Come ti viene nella mente, prendi tuo marito, metti insieme i tuoi figli e dici, preghiamo il Signore. E questo cambia l'atmosfera. Prima di andare a dormire la sera, raccogli la famiglia e che tutti possiamo dipendere dal Signore. E questo cambia tutto. Ascolta, questa è una medicina che funziona e fa diventare la tua casa un pezzo di paradiso. Cantiamolo insieme questo bel canto e poi chiudiamo con la preghiera di ringraziamento a Dio. Tempio d'oro.
c'è il Signore, Redentore benedetto, benedici Signore, benedici il nostro tetto, fallo assi d'amore, lo preserva dal peccato, lo difendi dall'errore, sia col sangue tuo segnato, o vivi il Signore, o Signore, o Signore, messi l'ospite beato, o vivi il Signore. Ecco i segreti di una vita felice, singoli o insieme. Quando il Signore è al primo posto della nostra vita, non lasciamo volare i nostri capricci a monte e a valle, perché vogliamo restare sotto il dominio dello Spirito Santo. Ed è Lui poi che coordina il tutto nella nostra vita, nei nostri affari, nella nostra casa, nella nostra famiglia, nel nostro modo di camminare, e la sua presenza ci assiste. Vogliamo ringraziare insieme il Signore? Ringraziamo. Signore, ti ringraziamo anche questa sera che ci hai dato dei consigli pratici che ci aiutano a vedere come può cambiare l'atmosfera nella nostra vita, nella nostra casa, nel nostro ambiente, dovunque ci troviamo, perché è la Tua presenza che cambia ogni cosa. Non è questione di cultura o di bravura, non è carattere, ma è la presenza del Tuo Santo Spirito e la Tua pace che domina i nostri cuori, quella pace che non comprendiamo, ma che Tu ne sei il generatore e la trasferisci in coloro che danno il primo posto a Te nella propria vita, nella propria casa, nel proprio modo di vivere. Grazie per la Tua parola, benedicici tutti insieme e Ti ringraziamo perché ogni volta che veniamo a Te Tu hai delle porzioni particolari che ci parlano, ci portano a riflettere, fa che possiamo applicarle nella nostra vita per vedere i grandi risultati che porta la Tua presenza con l'aiuto della Tua parola o la Tua parola con l'aiuto della Tua presenza che trasforma la nostra vita. E Ti ringraziamo, Signore, e a Te diamo lode, onore e gloria, ora e sempre. Amen, amen, amen. Dio ti benedica, Dio ci benedica, Dio piacendo. Ci vediamo domani mattina alle 10:30 per la solita visita pastorale e condividiamo altre porzioni della parola del Signore. Se piace questo canto lo puoi cercare su YouTube, Parole di Vita TV, metti "E la casa un paradiso" numero 416, ce ne sono 190, li puoi scaricare e loda il Signore così in semplicità che cambia l'atmosfera nella tua vita, nella tua casa e nella tua famiglia. Pace, buonanotte.